Buongiorno, ben ritrovato. Aspetta e chiudo la porta. La mattina presa diretta, allora se ne fregamo altamente. Buongiorno a tutti. Ah, stamattina è cominciata bene, sono andato a fa. Lo so che mi interessa, però sono andato a fa l'ecografia per vedere la bimba e ho visto già il profilo carino, già stava a fa così. No, i baffi ce l'ho, no, per fortuna no. No, no, spero proprio di no, anche che è femmina. Allora, tralasciamo questo argomento. Stamattina, visto che se ormai si sta avvicinando la primavera, anzi, si è avvicinata in modo prepotente la primavera, e mi sciacquo le mani perché sono tornato adesso. Visto che è iniziata la primavera, che fai? Te sbarbi con un bel... Aspetta, inquadratura com'è? Sta a posto? Sì, ok. Non te sbarbi, dico, con sapone, eh? Un gran sapone, un ottimo sapone, il migliore? Beh, per il momento è uno di quei saponi che comunque sia metto nella top 10 della mia rasatura tradizionale, specifico mia, perché sapete, già sapete, no? Vabbè, mi ripeto ogni volta perché sennò costanti io fa lagnoso, petulante, pesante e più... mi sta a vedere, ok, basta che mi vedi. Allora, tanto per cambiare, stamattina utilizzerò un'altra volta la mia bellissima e mitica ciotola che non ha uguali, non ha paragoni, mi dispiace, non è così. Cominciamo un pochetto a fare i cattivelli, anzi il cattivo. Non mi sculacciate però voglio. Allora, e poi ci andiamo ad abbinare, questa mattina ci andiamo a abbinare un altro pennellino, un pennellino sintetico, molto molto sintetico, eccolo qua, bel ciuffetto che c'ha. Oggi vogliamo andare sintetico. Allora, no, aspetta, raga, mi sono comprato all'Eurospin, devo dire, mi sono comprato il burro di karité per il corpo, lo voglio utilizzare dopo in viso, voglio vedere che cosa. Sembra ricotta. Vedi, sembrava proprio ricotta. Quindi dopo andrò a utilizzare questo per, a parte vabbè, qua il brufolone che ho è questo. Ma parlo troppo. Andiamo ad aggiornare il calendario. Oggi è il giorno 20, anzi 30, quindi il 30 si avvicina oggi che è martedì, no, oggi è mercoledì. Si avvicina, cari amici e telespettatori, il mese di aprile, quindi si avvicina anche la rimessa in produzione della Sotto Zero, ragazzi. Chi non lo sa adesso lo sa, che mi è stato promesso che sarà fatta extra extra strong, quindi attendiamo in modo caloroso questa rimessa in produzione. Si sentono le varie aspirapolveri qui perché sono le quasi le 11, non so se puoi ben notare, sono quasi le 11, quindi stiamo qui. Ieri ho incontrato il carissimo amico col quale ho fatto una bella chiacchieratina, ho visto che mi avete scritto in tanti ieri, grazie a tutti quanti per la solidarietà che mi avete espresso, mi ha fatto molto 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 piacere, perché avete capito che al di là dello schermo di questo monitor qua, questo qua che tu dove stai a guardare, c'è una persona che è identica sia da sta parte che dall'altra parte, quindi questo mi fa molto 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 piacere. Saluto Francesco comunque, ieri mi sono andato a prendere il caffettino, come vedi non me nascondo mai, anzi non me nego mai, io sto sempre in contatto con le persone, mi piace stare a contatto con le persone, a differenza di tanti chiacchieroni. Allora, aspetta, voglio fare una cosa, aspetta, però mi sto a preparare anche il dopo barba, ci vado a mettere una bella colonia, oggi sono indeciso tra il Pirata e l'antica acqua di colonia Florentina, non lo so, ma dopo il mio naso forse deciderà, adesso boh, mo decidiamo, un attimo di calma. Allora signori, questa mattina bisogna vedere come verrà la mia barba, perché ho riesumato un focus, un rasoio a mano libera focus, che c'ha i segni del tempo, ce l'ha, perché non si può dire che non ce l'ha. Guarda qui sopra, la costa è leggermente usurata, però per il resto, per quanto riguarda lama eccetera eccetera, sembra che sia messo in ottime condizioni. Ecco qua il manico, scritta focus, non so se tu la riesci a vedere, ma questa telecamera purtroppo c'ha questo difetto qui che tende comunque sia dopo un po' a perdere la messa a fuoco
automatica. Eccolo qua. Quindi vado a fare la cosa più bella che esiste al mondo, scoramellare, e tu navidi perché ce l'ho qua, vedi, ecco qua, un attimo. Ah. Cioè stamattina la cosa mi ha fatto ridere, cara, e questa è una cosa che vedevo dire, siccome pure io vedo YouTube, no? E ci stanno tanti YouTuber che mi piacciono, no? Ce ne stanno tanti che mi piacciono perché sono simpatici e dicono quello che pensano oppure che non pensano, anche se poi la gente sparla dietro, ma fa parte della vita che la gente ti sparla dietro, perché la gente non c'ha un cavolo da fare, quindi deve per forza trovare un'argomentazione per romperti le scatoline. A parte te faccio vedere, oggi utilizzo arancio amaro forte arricchita con olio di mandorle, e la profumazione te lo dico subito, guarda, a parte che bello, guarda che bello. Profumazione, quella che risalta subito è la cannella. Cannella però dolce, diciamo. Anche se è amaro, arancio amaro. Quindi sono tonalità intrinseche di arancio, e sento una puntina di cannella. Molto, molto buona. Anche perché a me piace il Farinic. Se avessi detto non mi soddisfa, non mi dà quella... quel piacere di sentire questa aroma, avrei detto del falso, anche perché ti ripeto, non mi piace. Quindi TFS 150 ml. Stavo dicendo, torniamo al discorso nostro, aspetta che gli idrato un attimo la crema, perché tanti certe volte sbagliano dicendo prima crema poi sapone. Ragazzi, la differenza tra crema e sapone, ho già detto più di una volta, ma non c'è problema a ridirlo nuovamente, che la crema monta di più, anzi monta in minor tempo rispetto al sapone. Comunque sia, sono pochi istanti, non è una differenza così grande, però la crema rimane molto più soffice, non è male. Cosa che non reputo giusta è dire, mi è stato detto, che queste creme tendono a seccarsi. Io rispondo semplicemente in modo onesto e tranquillo, e anche diciamo così, una mia personale, anzi un mio pensiero personale è che evidentemente non sei capace a montarle, però non muore nessuno, si migliora la tecnica, la puoi migliorare tranquillamente, siamo tutti capaci a farlo. Poi logicamente c'è il fatto di come monti il sapone. Io domani magari vi faccio vedere se riesco, mi è stato detto da un barbiere la settimana passata prima di Pasqua, mi ha fatto molto piacere conoscerlo, poi vi dirò anche delle informazioni, perché si sta aprendo lui un barber tutto suo. Mi ha spiegato il montaggio all'italiana, che oggi non te lo posso far vedere, perché comunque sia, essendo una crema in ciotola, rimarrebbe un po' più difficile, però è una banalità che più di una volta l'ho fatto anche io. Infatti, montaggio all'italiana va a riprendere un pochetto la vecchia tradizione dei nostri nonni, oppure quello che faceva mio padre. Ti spiego un attimo la cosa, visto che ce ne sto, te lo dico. Molti di noi a casa trovano dei pennelli come questo, che stanno in questo stato, cioè che la parte interna del ciuffo è quasi usurata. Perché i nostri nonni, i nostri genitori, a seconda di che anno erano, infatti guarda, vedi i peli qua, sono tutti muccicati, come direbbe Matteo Montesi, che loro facevano, aprivano il ciuffo in questa maniera, versavano qui la crema o il sapone, e poi facevano questi movimenti qua. Facevano il montaggio lo creavano direttamente qui e poi andavano a lavorare. Con questo tipo di tecnica, da quanto ho capito, scusate se sbaglio, che puoi avere la percezione del giusto compromesso tra crema ed acqua, quindi vedi se la schiuma che vai a creare ha la giusta consistenza, perché giustamente c'è anche chi non riesce a capire se il momento in cui monta in ciotola, se la consistenza è ottimale o meno. Poi ragazzi, rimane tutto soggettivo, mi raccomando, la rasatura è una cosa intima e soggettiva. Mettete bene questo in testa, eh? Poi ripeto, sapete che io non voglio spiegare nulla, però mi stavo detto che questo è il montaggio all'italiana, come mi stavo detto te lo dico a te. Poi, se ho detto una fesseria, correggimi, non si smette mai di imparare. Quindi, detto questo, allora andiamo a fare la cosa, aspetta, fammi fare un tiro te,
le sigarette, perché da oggi, da stamattina che sto là dentro per vedere l'ecografia, e non ho fumato. Allora ragazzi, molti di noi, compreso me stesso, la maggior parte delle volte utilizza un pre-barba, no? Poi io ho avuto comunque sia dei confronti con altri amici, mi hanno detto no, ma io il pre-barba non lo utilizzo perché magari lavoro un po' più di pennello, quindi aiuto la pelle ad aprirsi. Non è sbagliato questo ragionamento. Molti barbieri per esempio non utilizzano pre-barba né oli, ma ti mettono semplicemente l'acqua calda addosso e ti fanno una sorta di massaggio. Secondo il mio parere, modesto parere personale, vedo che non c'è tanta miglioria, nel senso, sì, lo puoi utilizzare, va bene, va benissimo, anche se ti dico la verità, mi sta tentando questo tabacco verde, sempre della linea Intenso, mi sta a chiamare perché c'è una profumazione ottima. Direi che il pre-barba lo puoi anche mettere o non mettere, dipende anche dal sapone che tipo di scorrevolezza e idratazione regala alla pelle. Ripeto, le scuole di pensiero sono tante. Io personalmente preferisco farlo una volta sì, una volta no, insieme al pre-barba. Ma ti dico la verità che preferirei più, come ho detto anche di ProRaso, la linea tutta completa. Cioè, inizio con il pre-barba, vado con il sapone, finisco con il, per esempio la linea Intenso fa anche il latte dopo barba, che è molto buono, perché non ti lascia unto il viso, ma te lo idrata e poi una piccola quantità ci fai tutto il viso, come il sapone Edward Jäger, per farti capire, la mia almeno esperienza personale. E dicevo, preferirei anche un dopo barba e magari anche un aftershave della stessa linea, della stessa profumazione, perché non vai a spezzare magari la catena da inizio e fine. Poi giustamente c'è anche chi dice a me piace variare, quindi mescolare i vari odori, e poi fa anche quello, va benissimo anche quello, però io preferisco comunque sia avere una linea completa. Mo io stamattina, non avendo comunque sia l'arancio amaro, quindi non c'ho il pre-barba, stamattina vado proprio con questo, lo lascio un attimo da parte e utilizzo il pennello con l'acqua calda e mi massaggio un attimo il viso. Scusa, c'era sta pellicina, mi stava a dar tormento, quindi oggi farò così. Allora aspetta, che devo dire? Devo dire una cosa. Oh, perdonami un attimo, lo sai, io sono fatto così. Anzi, rompiamo un attimo i schemi, fammi una cosa che a me piace tanto, ormai sono diventato, mi sento, scusa le spalle un attimo, perdonami, aspetta, c'è la luce è brutta, lo so, sono brutto io, però non ce posso fare niente, aspetta, no, la luce è brutta, 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 brutta. Così vedi come nasce il selfie, eh? Hai stato insegnato pure a far selfie. Questo te l'ho insegnato, l'altro non te lo insegno, ho problemi tua se te lo imparavo o meno, fai come me, sbatti la testa. Allora senti compà, ora cominciamo a parlare un po' come magno, perché mi sono stufato di fare il, no, il professore, però quello che parla un po' così, capito? Già ce ne stanno troppi dei personaggi simili. Vediamo che succede, tanto sicuramente mi scornicchio questo sicuro me lo scornicchio. Ti dico solo che adesso l'arancio amaro sta cominciando a tirare fuori la sua fragranza ottimale. Ah, poi te volevo dire un'altra cosa in merito ai profumi, che ieri sta affrontando il discorso con Francesco. Ragazzi, io vi devo dare un consiglio, mi sa che te lo faccio vedere dopo, o se no meglio te lo faccio vedere adesso, se no poi magari me lo dimentico. Ragazzi, quando prendete una colonia o un aftershave, consiglio mio, mi è venuta sta cosa in mente, ma magari già voi la sapete, leggendo le piramidi olfattive, ho pensato una cosa, ma se io stappo così, cioè questo sta messo su uno scaffale, lo prendo, lo annuso e sento un profumo, no? Allora ho visto la piramide olfattiva, quindi c'è una testa, un corpo e una coda, no?
Ma io ho pensato, ma se prima di utilizzarlo shakerò? Perché se tu apri, la prima cosa che parte è la nota alcolica, quella più leggera, la senti subito, ma quella più pesante, diciamo, proprio il vero corpo del profumo, rimane giù secondo me, quindi sempre meglio tagliare una bella bottarella, anche perché se stanno fermi, secondo me le particelle più pesanti rimangono sotto e non le senti. Invece facendo così, prima di mettertelo, da una piccola mano, adesso vediamo, a parte crea dei cosi, dei tornado interni che sono spettacolari. Beh, effettivamente ha cambiato un po' il profumo, però guarda, faccio vedere se ci riesco il tornado. Aspetta, non vedi niente? Vabbè, tutto frutto della mia fantasia, però questa è buona, questa è buona, questa è buona proprio, il pirata. Allora, senti, va bene, avanti, perché mo mi sono stufato, allora vado a svuotare la ciotolina. Perché oggi devo fare un video comunque sia che dura un po' di più, perché zio mi ha detto che devo recuperare, e c'ha ragione, zio devo recuperare. Allora, no, ma non monta, no, ma si secca, no, ma de qua, no, ma de là, la miseria, porca miseriaccia ladra, come sta a seccare, si è seccata, porca miseria, si è seccata, ma come si fa, mannaccia. Se proprio, capito, non gli vado a lavorare sta, mannaggia, mannaggia, oh, mannaggia, ma com'è? Come mai TFS, ma senti che bel profumo, senti che bel profumo, ragazzi, poi io d'estate amo i profumi agrumati, mi piacciono, c'è chi dirà, ma a me non, se non ti piace sei libero di dire che non ti piace, nessuno ti vincola a dire che ti piace. Allora, notare, a parte la differenza di tempo tra montaggio che faccio, io ormai purtroppo dico, ho perso un pochino la mano, è vero, con la ciotola quella per la colazione, perché ho questa, e questa lavora, ed è già finito, eccola qua, già finito, quindi, ah, e adesso mi diverto a fare un attimo questo qui, questo lavoro qua. La cosa bella del pennello messo dentro l'acqua calda è che quando tu vai ad aprire il ciuffo c'è il calore interno che ti aiuta ancora ad applicare bene il calore, quindi lo distribuisci sul visetto, bello. Ma picchio questo, la vista è qua, c'è sta Lilli da sotto, sentito? È un cocker femmina, simpaticissimo, con il quale picchio c'ho l'amore d'accordo, diventa matto quando la vede. Però hanno fatta sterilizzare, sennò due cuccioletti. Sai che carini che venivano, Picchio e Lilli. Picchio. Solo io potevo dare sto nome al cane, Picchio. Picchio. Lo sai, Picchio, c'è un altro cagnolino che ti imita? Fischia come te, ormai l'ha capito. E dice, mo fischio pure io come Picchio, così il padrone mio è padrone. Amico mio mi porta a fa' i bisogni. No, madonna, è secca! Che miseria! Si è seccato, però, ma come si fa? Allora, se non viene bene la barba, ragazzi, perdonate, ma l'ho riaffilato io. Io sto imparando, non sono un maestro d'arte, quindi di conseguenza posso anche sbagliare. Ma sinceramente io me ne sbatto, me ne frega altamente, quindi... Vado? Vado, momento della verità. Molto morbido, devo dire. Molto morbido. Vediamo un po' se sto levando i peli o una mia sensazione. Credo che io stia togliendo i peli. Che dici? Sto tagliando.
Yeah. Te l'avevo un secondo. Anzi, si è stuccato questo, visto? Guarda, pensavo peggio, pensavo veramente faceva schifo la mia affilatura, però devo dire che... Certo, ancora non so bravo, eh. Lo metto per iscritto, non sono assolutamente bravo, ho delle difficoltà ancora. Però sai che è bello, quando tu chiedi a una persona che è capace ad affilare e te sta lì e te spiega passo passo e perde le giornate sane per te, ah, prima o poi in testa te ci arriva. Ma più che altro ringrazio chi mi assiste tutti i giorni, e quando gli chiedo che c'ho un problema mi rispondono subito senza nessun tipo di problema. Allora, da solo io me lo sento molto 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 delicato, perché non è male, non è male, questo credo che sia un 5 ottavi se non mi sbaglio. Ciao, mano, mi drama un po' perché comunque sono emozionato oggi, ho visto una cosa, la cosa più bella del mondo. Eccolo qua. E allora, tu avrai notato che sono passati un po' di minuti, no, da quando ho iniziato, a parte che vado da una piccola scoramellatina, perdona. Oggi devo far serio, lì. Oggi devo far proprio al serio quello deciso, per far vedere. Ah, ma io so, io. Fatte che. Allora, sì, ce l'ho un po' di peli, è normale, la prima passata non è mai perfetta. Assolutamente no. Aspetta, The Bonner Booms, mamma mia. Buono proprio. Allora, vediamo se nel frattempo la mia crema si è seccata. Non mi pare proprio. Non mi pare proprio. No. C'è manco bisogno che agiro più di tanto perché è già pronta. No, ma si secca. Vabbè, avete capito, no? Ma hai capito? Mi tocca fa.
molto dolce sto rasoio, mi piace parecchio. No, mi sono scorticato, finalmente gliel'ho fatta. Oh. Ed è una gentilezza, veramente ragazzi, sto rasoio. Mai provata fino adesso. Questo è un brufoletto. Ah, miseria. La ma scorre come se non ci fosse proprio attrito fra pelo e filo. È dal momento di pulirlo, che dici? Oh. Allora. Ok, a posto. Allora ragazzi, la scorrevolezza della crema è qualcosa di superlativo. Provare per credere, così almeno vi fate un'idea. A me piace che voi siate come me, no? Liberi, indipendenti di pensare. Se a me una cosa piace è normale che ne parlo bene. Sarei ipocrita a parlare per forza male perché qualcuno qualche personaggio di internet vuole sentir dire ma non va bene, non va bene. Se una cosa va bene, va bene. Guarda, pochi prodotti io ho trovato non abili e arruolabili per me, pochi. La maggior parte vanno bene, dai. Certo, poi dipende che rasatura vuoi, se vuoi una sbarbata di classe, se vuoi una sbarbata veloce, una sbarbata efficace. Tante cose da considerare. Allora, io ho lavato il visetto mio. Ah. Eccolo qua. Bel visetto. Vedi, qua c'ho sto questo qua, questo è un macello. Aspetta un po'. Qua è un macello. Questo è un pelo. Mi si è incarnito un pelo, ci posso dire. Quindi adesso facciamo ultima passata di moso. Mo sono ricordato?
Shakiri. Allora, Focus, ragazzi, si è comportato benissimo, leggerissimo, non l'ho proprio sentito per nulla, e ha sbarbato, e ha lavorato. Certo, tu dirai, ma te si vede la barba, io il contropelo non lo faccio. Manco Paolo Salomone, vai a vedere su internet chi è, non me l'ha fatto, perché mi ha detto, guarda, te c'è bisogno soltanto tuo obbligo, non devi fare contropelo, anche perché quando insisti troppo nei contropeli, te si irrita la pelle, non c'ha senso, no? Che senso c'ha? Ah, ecco qua, perfetto, buonissimo. Ah. Senti? Ma sì. Questo è giusto qualche altra passatina sulla belga, va più che bene, sì. Oia. Oh, yeah. Oh, sì, qualche altra passatina sa belga ci sta, perché ci sta, è inevitabile, però lavora molto molto bene. Pennello vado ad asciugare, eccolo qua, ecco. E vado a far asciugare il pennello, anche perché il tasso di ieri sta riposato e si sta asciugando. Quindi mi manca soltanto poi di passare sulla colonella il rasoio e dai altri due bottarelle sulla belga. Senti, io vabbè, mo mi sono passato la colonia, no? Però io sto burro di karité lo voglio un attimo provare. Mazza è morbido, veramente, per la ricotta. La ricotta della Galbani. Vediamo un po'. Anche se avrei dovuto passarlo prima della colonia. Prende proprio pochissimo, per non esagerare. Ecco qua, amici, io ho finito, io ho terminato. Ragazzi, come al solito è un piacere stare con voi, in vostra compagnia, sempre un piacere. Perché so che mi stai a guardare e quindi mi sto a fare la barba insieme a te. Mi ha fatto molto piacere. Io a questo punto ti saluto, i prodotti te li ho fatti vedere, ti ho detto un po' di cose che mi sono state dette. Non farina del mio sacco, ti ringrazio per il pollice in su che mi lasci, e lasciamelo, e dai. Siete tanti, lasciatemi un po' di pollice, e state a dimenticare me, e dai, no. A parte scherzi, grazie a tutti quanti, buone sbarbate, buoni acquisti, e ci vediamo domani. Ciao da Luca, ciao!